Stati Uniti è un mercato che ha dato molte soddisfazioni. Anche nella prima parte di quest'anno la performance delle azioni americane è stata positiva, l'indice ha raggiunto un nuovo record. Naturalmente questo ci impone qualche riflessione, però se guardiamo ai fondamentali, quindi se guardiamo proprio alla consistenza e alla qualità delle aziende quotate nel mercato americano, vediamo che c'è ancora opportunità, c'è ancora valore. I fondamentali ci dicono per esempio che le valutazioni relative delle azioni rispetto alle obbligazioni, soprattutto nell'area americana, sono decisamente a favore delle azioni. Parliamo ancora di un mercato in cui i treasury, per esempio a 10 anni, rendono ancora meno del 2%. Il mercato azionario, se lo valutiamo in funzione della redditività prospettica, potrebbe arrivare a rendere in termini teorici fino a un 7-7,5%, quindi c'è ancora opportunità, soprattutto perché parliamo di un mercato che dal punto di vista proprio della qualità delle aziende è molto interessante sia in termini di redditività, sia in termini anche di liquidità nei portafogli delle aziende, sia in termini di potenzialità ancora di crescita degli utili per azione. Quindi noi pensiamo che ci sia ancora valore, che sia un'area ancora su cui puntare e che sia soprattutto un contesto di investimento di grande qualità. Allora, il tema della ricerca del rendimento è ancora un tema centrale nelle strategie di investimento del 2013. Tra l'altro è anche un po' proprio il tema centrale a cui noi abbiamo dedicato una serie di approfondimenti, di eventi anche durante questa occasione del Salone del Risparmio. Noi pensiamo che il contesto attuale offra opportunità sia, diciamo, nel lato azionario, quindi i mercati azionari hanno ancora valore e offrono opportunità in questa ricerca di rendimento a livello globale, ma anche i mercati obbligazionari. Come lei diceva, viviamo ancora in un contesto di tassi bassi, le banche centrali stanno ancora alimentando una forte liquidità nel sistema, però i mercati obbligazionari sono molto ampi, molto variegati, tra l'altro sono anche molto cresciuti negli ultimi anni. Le opportunità sono concentrate in alcuni segmenti in particolare, pensiamo ai mercati a yield che secondo noi offrono ancora valore, pensiamo ai mercati emergenti che sono mercati che stanno crescendo enormemente in termini di liquidità e opportunità nel contesto globale. In questi mercati vediamo interesse sia in emissioni in valuta locale, sia ancora in emissioni in valuta forte, sia nel lato dei governativi, sia nel lato dei corporate. E poi vediamo anche opportunità in quei cosiddetti mercati periferici, quindi parliamo di area europea, che stanno ancora sperimentando una fase graduale di stabilizzazione, di ripresa di fiducia, di uscita anche se lenta, graduale, dalla fase più acuta della crisi dell'area euro.